Heather Parisi si lamenta tanto, la bella, bella showgirl, la bella ballerina Heather Parisi si lamenta tanto, 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 perché è stata censurata da Facebook. Facebook avrebbe sospeso il suo profilo. Io la notizia l'ho letta sul quotidiano romano La Repubblica e tale notizia ve la metto come link nel riassunto di questo video. Si lamenta tanto, tanto, tanto Heather Parisi, perché Heather Parisi è Novax, e avrebbe postato su Facebook un suo commento Novax, per cui Facebook avrebbe sospeso il suo profilo, non so se per quanti giorni, non lo so. Per cui Heather Parisi si è scatenata e si è alimentata su Twitter, si è lamentata su Twitter, ha parlato di Santa Inquisizione. Heather Parisi, io so chi è Heather Parisi, lo so chi è. È stata una showgirl, una ballerina. C'ha un sorriso particolare, un sorriso particolare. Ciò che mi ha sempre sorpreso di Heather Parisi, scusate, è la sua dentatura, perché la sua dentatura, scusate, mi sembra una dentiera, absit in iuria verbi, mi sembra una dentiera. E io c'ho una certa idiosincrasia nei confronti di tale tipo di dentatura, che sembra una dentiera, mi dispiace dirlo. In ogni caso, andando al nocciolo della questione, e qua non si tratta di stabilire se hanno ragione i Provax o i Novax, si tratta di stabilire. Si tratta di stabilire ciò che si può fare e ciò che non si può fare dentro Facebook o dentro YouTube o dentro Dailymotion o dentro LinkedIn o dentro Instagram, perché questi social sono come delle abitazioni private. Tu non è che puoi andare in un'abitazione privata e fare quello che ti pare, e tu devi sottostare alle regole del proprietario dell'abitazione privata. Se tu non ti comporti bene e il proprietario dell'abitazione privata ti dice quella è la porta, cosa vuol dire comportarsi bene o comportarsi male? È che ci sono delle regole. E Facebook ha fatto la scelta, la sua scelta, che è una scelta a quanto pare in sintonia con la scelta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. C'è il Covid-19, è un virus. Noi umani abbiamo una immunità naturale, biologica, però noi umani abbiamo pure scoperto i vaccini, che sono un rimedio omeopatico. La gente non lo sa, tanti non lo sanno, che i vaccini sono un farmaco omeopatico, va bene? E per cui, oltre alla immunità biologica naturale, l'umanità ha inventato pure, ha creato l'immunità vaccinale con i vaccini. Dice il proverbio popolare: ciò che nega natura, arte procura. L'arte, cioè la scienza, ha dato all'umanità un potenziamento della immunità naturale o biologica, che è l'immunità vaccinale. È inutile contestare tale realtà. Per cui Heather Parisi, Parisi,
inutile che gridi al lupo, al lupo, al lupo, che parli di Santa Inquisizione. La situazione è chiara. Ci sono delle regole. Se a te e se a Parisi non ti piacciono queste regole di Facebook, non ci andare dentro Facebook, no? Non ti lamentare se Facebook ti caccia via. Va bene, cari amici, io non so se mi sono spiegato. Casomai non mi fossi spiegato, fatemelo sapere che cercherò di spiegarmi meglio. Se uno è i Novax possono creare una loro piattaforma, possono creare un loro social. Dov'è il problema? I Novax possono creare un loro social e sul loro social fanno i Novax. E Facebook è Provax, tutto qua, tutto qua. E da Parisi, visto che è vissuto in Italia per tanti anni, non può darsi che viva ancora in Italia, e da Parisi entra in una buona libreria, compra questa opera, leggila e sarai felice. Va bene, Eter Parisi. A te, Eter Parisi, e a tutti voi, tanti cari saluti dalla stirpe del serpente.